Il nuovo sindaco Giacomo Possamai vince con il 50,54%. Abbiamo fatto una cosa incredibile. Il sindaco uscente Francesco Rucco perde per un pugno di voti. Vicenza è divisa in due. Ballottaggio, affluenza in lieve calo rispetto al primo turno, vota il 52,78% degli aventi diritto. Le speranze dei vicentini per la città dopo il voto, più sicurezza e la rivitalizzazione del centro storico. Marano Vicentino, tragico incidente ieri sera, esce di strada con la moto, muore 64enne. Arzignano, proiettile alla sindaca, comitato per la sicurezza in municipio, messaggio importante. TG Vicenza, buonasera a tutti voi telespettatori. Avete sentito oggi giornata importante. Il nuovo sindaco di Vicenza è Giacomo Possamai. Vince con il 50,54% e per noi subito ci colleghiamo con Sharon Di Carlo che è in piazza a Vicenza. Buonasera Sharon. Buonasera Tatiana, buonasera a tutti i telespettatori. Siamo qui in Piazza dei Signori a Vicenza perché è qui che è arrivata l'ondata Possamai dopo la vittoria. L'hai detto tu, Giacomo Possamai, il nuovo sindaco di Vicenza, ha vinto per un pugno di voti, uno scarto di 500 voti, ma è lui oggi il sindaco. Ha detto sarò il sindaco di tutti, ascoltiamo insieme le sue parole e poi vi restituisco la linea. È andata bene, nel senso che evidentemente i vicentini, seppur con un margine ridotto, ma hanno scelto a maggioranza di premiarci, di darci fiducia. È stato un risultato incredibile, nel senso che siamo partiti molto indietro qualche mese fa. I primi sondaggi ci davano 17 punti lontani dal centro-destra, dal sindaco uscente Rucco, quindi è un risultato incredibile, ecco, da questo punto di vista. Sono consapevole, siamo consapevoli che da domani mattina però si governa per tutti, cioè questa è una città che evidentemente ha dato anche tanti voti dall'altra parte. Noi abbiamo tenuto un atteggiamento in questa campagna elettorale sempre rispettoso, sempre attento, e quindi sarò il sindaco di tutti, saremo la maggioranza di tutti i vicentini. Sergio Leone direbbe per un pugno di voti. Sì, è stata oggettivamente una partita fino all'ultimo molto tirata, e quindi insomma siamo consapevoli che da domani si lavora per tutti. C'è tanta aspettativa però adesso. C'è tanta aspettativa, questa è una città che ha voglia di rilanciarsi, di ripartire, e quindi noi ci siamo, l'abbiamo detto fin dal primo giorno, abbiamo messo in campo una grande squadra che oggi è pronta a governare la città. Da dove si parte, sindaco? Si parte sicuramente dalla TAV, quindi dalla discussione con Irica Vederefei sulle modifiche che vogliamo per il progetto della parte ovest, e poi dai quartieri, l'abbiamo detto tante volte, sono i grandi abbandonati di questi anni, quindi a loro andrà un'attenzione particolare, una task force che da subito lavorerà per interventi nei quartieri della città. Per la prima volta vuole guardare la telecamera e commentare, dare un commento, un saluto ai cittadini. Io ringrazio davvero i vicentini per la fiducia, ringrazio i vicentini che ci hanno votato, anche chi non ci ha votato, perché è stato importante vedere che al ballottaggio l'affluenza sostanzialmente non è quasi calata rispetto al primo turno, non succede mai, vuol dire che c'è stata grande partecipazione in questa campagna elettorale. Ecco, ci impegniamo a ripagare davvero questa fiducia. E ci colleghiamo ora con Carlo Inghilleri e il sindaco uscente Francesco Rucco, che si è fermato al 49,46%, perdendo per una manciata di voti. Allora sentiamo il commento. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori, buonasera a Francesco Rucco che arriva a quest'ora alla fine di una lunga cavalcata, 1029 voti di differenza al primo turno che si sono praticamente assottigliati, adesso mezza città, poco più, una manciata di voti, e con il centro-sinistra che ha vinto, Possamai è il nuovo sindaco, l'altra metà però è con Francesco Rucco che guida la prima forza politica di Vicenza, la lista Rucco. Sì, è un risultato che lascia l'amaro in bocca, naturalmente per una manciata di voti perdere queste elezioni, visto il grande impegno soprattutto delle persone che hanno corso al mio fianco, di tutte le liste, un merito, un plauso alla lista civica Rucco Sindaco che ha raggiunto un 24%. Ha raddoppiato la lista civica del candidato Possamai, perché noi siamo veramente un progetto civico. In questo momento naturalmente stiamo lavorando per ragionando sulla parte di quella che sarà l'opposizione dei prossimi mesi e dei prossimi anni, un'opposizione responsabile, costruttiva, che guarderà
con determinazione affinché vengano realizzate tutte le cose che abbiamo lasciato in dote a questa amministrazione entrante, in particolare il PNRR e decine di milioni di euro di investimenti sul territorio. Parliamo anche di 100 milioni di euro di fondi raccolti in questi 5 anni, nonostante i 3 anni di pandemia, una somma record che verrà poi investita nella città. Avevate già cominciato con dei progetti importanti, per cui la sua impronta in qualche modo rimarrà negli anni a venire? Ma sicuramente sì, per alcune operazioni fatte, per altre che verranno avanti. 100 milioni di euro sono tanti. Prima tra l'altro mi ha chiamato il ministro Salvini per sentire come stavo e per darmi pieno appoggio. Vicenza risulta essere l'unico capoluogo che è finito nelle mani del centrosinistra e di questo mi rammarico, mi dispiace, io però ho fatto il massimo e devo dire che da questo punto di vista insomma lavoreremo per recuperare anche Vicenza. Lei ha fatto il massimo, lei ha sostenuto il centrodestra con il suo 24%, insieme tutti gli altri tre partiti, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, non hanno fatto altrettanto quanto la lista Rucco da sola. Quindi insomma un apporto importante. Vorrei ricordare ai nostri telespettatori la nostra battaglia a sostegno dei vicentini per l'acquisizione di Palazzo Thiene, l'antica sede di BPV, un palazzo patrimonio dell'UNESCO che Francesco Rucco si è attivato di fronte all'inerzia del governo che nel 2017 si era già impegnato ad attivarsi a acquisire Palazzo Thiene e invece proprio di fronte a quell'inerzia il sindaco Francesco Rucco si è attivato, l'ha acquistato, ne ha fatto un museo, l'ha restituito ai vicentini. Sì, è stato un grande risultato di questa amministrazione, devo ringraziare anche Marco Zocca e Ragione Erbellesia perché sono gli artefici con me di questa operazione, un'operazione virtuosa che vede la restituzione alla città di un palazzo UNESCO palladiano che è stato inserito tra i musei civici della città, un nuovo museo che insomma credo che sia un'eccezione aprire di questi tempi nuovi musei di questo livello e allo stesso tempo anche un'operazione virtuosa perché con l'affitto della banca che è entrata, la Banca Popolare di Sondrio, paghiamo la rata mutuo di acquisto, quindi un'operazione a zero, quindi assolutamente virtuosa. Un messaggio in chiusura ai vicentini che ci stanno ascoltando in questo momento? Devo assolutamente ringraziarli per la fiducia e l'attestato di stima rispetto ai voti di consenso che è stato arrivato alla lista civica Rucco Sindaco, lo considero un dato di squadra ma anche personale per il lavoro svolto, quasi tre anni di pandemia, tante emergenze gestite, tante cose che sono state realizzate e che verranno realizzate grazie ai fondi che abbiamo portato a casa. Ora dovremo vigilare perché questo avvenga veramente. Bene, io ringrazio il sindaco Francesco Rucco, il nostro però è un arrivederci perché ricordo che Francesco Rucco, l'avvocato Francesco Rucco, continuerà la sua avventura nella politica vicentina con 7 consiglieri comunali nella lista Rucco Sindaco. Sono 7 consiglieri comunali, in caso di maggioranza avessimo vinto erano 11. Quindi un numero importante, da tanti anni non si vedevano risultati di questa portata e quindi sì, continueremo a fare opposizione dai banchi di opposizione. Bene, grazie a Francesco Rucco e restituisco la linea allo studio. Affluenza in lieve calo al ballottaggio, vota il 52,78% dei vicentini. Urne chiuse alle 15, a Vicenza ha votato il 52,78% degli 88.941 vicentini aventi diritto, dato in lieve calo rispetto al primo turno di 2 settimane fa in cui l'affluenza era stata del 54,2%, una sfida al ballottaggio che nella giornata di ieri ha fatto registrare alle 23 il 42,05%, quasi 2 punti in meno rispetto al dato registrato al primo turno nella prima giornata di voto. Alle 19 di ieri il numero dei votanti in città era il 32,58%, alle 12 del 14,21%. E sentiamo ora le speranze dei vicentini per la città dopo il voto. Prevale la richiesta di maggiore sicurezza e rivitalizzazione del centro storico. Speranza per Vicenza, cosa si augura a lei? Mi auguro più cultura. Okay. Più cultura, spazi condivisi per la inclusione. Che qualcosa vada in meglio, che non ci sia più tutto questo degrado soprattutto. Quello della sicurezza sicuramente è uno dei temi centrali,
e sicuramente anche quello di non facile gestione. Ci sono questioni legate al sociale, legate alla sanità e a un certo tipo di visione complessiva della città, che quindi significa cultura e un certo modo di affrontare gli spazi e la vita nel centro e non solo del centro. Penso che sia una ancora delle città che è ancora a dimensione umana, cioè dimensione di uomo, dove si sta bene. Come tutte le città hanno problemi un po' di sicurezza e tutto quanto. Il grosso problema sembra sia quello, è quello della sicurezza, ma dietro alla sicurezza ci stanno delle persone che sono nel disagio, droga a mio modo di vedere, tossicodipendenza. Questi sono seri problemi da affrontare che secondo me si vanno affrontati, ecco, proprio partendo dal recupero di queste persone. Che riusciamo a migliorare il centro storico, rifarlo tornare un po' vivo e anche per noi giovani c'è un po' di vita, qualcosa di nuovo. Non un evento in particolare, però in generale organizzazione di eventi e coinvolgimento delle persone, dare opportunità e possibilità di vivere la città. Penso che dove porre attenzione sulla sicurezza. Perché tra la sicurezza reale e la sicurezza percepita dai cittadini c'è una forbice piuttosto ampia. Beh, ecco, se vogliamo il centro storico è un po' lasciato un pochino andare. Qua tutto vabbè, funziona tutto, le persone sono tutti bravi. Che resti, che continui quello che c'è già, almeno possono finire quello che hanno incominciato. Mi auguro che ci sia un cambio generazionale, perché la battaglia in gioco non è solo quella di una città che ha bisogno di essere rinnovata, ma anche quello di, soprattutto per quelli della mia generazione, di riprendersi in mano degli spazi che sono stati lasciati letteralmente morire. Vedi il Capodanno in centro a Vicenza che non si è fatto, vedi tutta una serie di eventi che hanno letteralmente cessato di esistere. Io spero semplicemente che torni un po' più di fiducia nella politica, perché adesso non c'è più niente. Esce di strada con la moto, muore un 64enne a Marano Vicentino. Marano Vicentino, sono stati inutili i tentativi di rianimare Giacomo Xotto, un motociclista 64enne morto dopo essere uscito di strada ieri sera in via degli Alpini. L'incidente è accaduto dopo le 19 nei pressi dell'intersezione con via Carducci. L'uomo in sella alla sua Honda viaggiava in direzione del centro di Marano quando, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale Alto Vicentino di Schio, ha perso il controllo della motocicletta finendo per impattare contro un terrapieno. Probabilmente la causa di un malore improvviso. Per i medici del SUEM, dopo i primi tentativi di soccorso, non c'è stato più nulla da fare. Proiettile alla sindaca, il Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza, convocato dal prefetto nella sede municipale di Arzignano. Un messaggio importante di presenza per la mia persona, ha detto la Bevilacqua, ma anche per i cittadini che hanno vissuto la vicenda con apprensione. Vertice per la sicurezza convocato dal prefetto nella sede comunale di Arzignano, alla presenza delle forze di polizia provinciali e del sindaco Alessia Bevilacqua, vittima 10 giorni fa di atti intimidatori per aver ricevuto una pallottola dentro ad una busta. Un messaggio importante, il comitato qui oggi anche al di là della mia vicenda personale, ma anche per tutto il territorio, per i cittadini che comunque hanno vissuto la vicenda con sentimenti naturalmente anche di apprensione, no? Per il sindaco è stato disposto il mantenimento del dispositivo di sicurezza personale, che già nell'immediatezza dell'episodio era stato attivato a tutela dell'amministratore. Si attende ora l'iter giudiziario nei confronti dell'autore del gesto, per il quale era scattata la denuncia per minaccia aggravata, e vige il divieto di possedere armi e liquidi che possano danneggiare le persone. La prefettura si è parlato di eventuali progettualità da portare avanti, tipo la videosorveglianza, appunto, e Arzignano posso dire che siamo sul pezzo, nel senso che da tempo abbiamo portato avanti dei progetti per quanto riguarda il Targa System, la videosorveglianza, quartiere sicuro, parrocchie sicure, ecco, quindi ci stiamo lavorando e ci lavoreremo ancora per migliorare sempre di più anche la percezione di sicurezza per i cittadini. Anche ad Arzignano, come nelle altre città
interessate dai comitati itineranti, è stata evidenziata l'opportunità di procedere alla stipulazione di un patto per la sicurezza urbana, oltre alla volontà dell'ente di procedere al rinnovo del protocollo Mille Occhi sulle città. Dobbiamo sempre andare avanti con coraggio, mettere appunto da parte la paura. Vediamo come evolverà la situazione nei prossimi giorni, però come ho già detto mi sento comunque fortunata, perché appunto c'è stato questo coordinamento, no, di controlli e da parte delle forze dell'ordine. Incendio in nottata a Lonigo, va in fiamme il ricovero attrezzi, distrutto un trattore ed altri mezzi. Incendio stanotte a Lonigo in un ricovero esterno di mezzi agricoli all'interno di un'azienda, bruciato un trattore e altre attrezzature, nessuna persona è rimasta ferita. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo l'alba. Ospiti questa sera a Focus a partire dalle 21.15, Monica Quinn, Corrado Cortese, Fabio Crea, Gian Antonio Darè, Nicola Falcone, Antonio Miatto, Alberto Montagnier. In chiusura di telegiornale, come sempre, vediamo le previsioni del tempo di domani. Grazie a tutti voi di essere stati in nostra compagnia. Buona serata.